La legge 194 che tutela la maternità e l'interruzione volontaria della gravidanza è oggi seriamente minacciata e non soltanto in Italia. Per questo la CGIL e la Funzione Pubblica di Rimini hanno voluto organizzare un'assemblea pubblica incentrata sul tema, assieme anche al ruolo centrale dei consultori, così da non abbassare mai la guardia nemmeno su quei diritti sanciti per legge e ritenuti fondamentali. È importante parlare di questo argomento oggi perché è evidente che l'attacco sistemico che viene fatto all'intera gamma dei diritti civili e sociali del nostro Paese in questa fase è veramente preoccupante. Sistematicamente ci sono delle manifestazioni, in particolare da parte dell'attuale governo, di attacco a un insieme di diritti civili, morali ed etici del nostro Paese che è davvero intollerabile. È per questo che tutte le forze democratiche del nostro Paese che si riconoscono nella nostra Costituzione devono mettere in campo una serie di iniziative e di azioni a difesa di questi diritti, a partire, come facciamo oggi, dalla legge 194, che è un tema per la quale, voglio dire, il nostro Paese si è battuto e si è speso, CGIL compresa, e oggi per noi diventa l'occasione per ribadire il fatto che alcuni diritti come quello della 194 non possono essere in alcun modo messi in discussione. In provincia di Rimini sono 483 le donne, di cui 10 minorenni, che hanno scelto di interrompere una gravidanza nel 2018. Rispetto al tema della legge 194 e alla situazione dei consultori, qual è la sua esperienza in merito e la sua posizione? Io ho fatto l'ostetrica per 43 anni, ho cominciato a occuparmi di aborto di 194 nel 76 e ho lottato insieme alle donne per poter avere questa legge. Partendo da una mia idealità politica, facevo parte del movimento femminista, ma anche perché come donna e come ostetrica ho visto o assistito morire donne per aborto procurato. E quindi è molto molto importante questa legge, è stata una grande conquista. Nel territorio riminese, da quello che si percepisce, naturalmente è una situazione che non è allarmante, ma diciamo è una situazione che è sostenibile rispetto a tutto il resto d'Italia. Però noi come funzione pubblica, come organizzazione sindacale che ha un ruolo pubblico anche di servizi, abbiamo bisogno di partecipare ai tavoli con tutte le associazioni che si occupano di problemi di sanità, di bene alla persona, di lavoro, perché noi abbiamo bisogno di portare, di parlare di occupazione, abbiamo bisogno di parlare di consultori dove naturalmente non vengano visti come solamente la cenerentola della sanità. Qual è la correlazione tra l'associazione Rompi il Silenzio, la sua attività e la legge 194? La correlazione immediata ed evidente ovviamente non c'è, c'è una correlazione profonda che è una correlazione relativa alla condizione di fragilità estrema che una donna si trova a vivere nel momento in cui ha necessità di rivolgersi a un consultorio, non solo per un'eventuale interruzione di gravidanza, ma per un supporto, per un aiuto in qualunque condizione di fragilità che attenga alla sua salute psichica e alla sua salute fisica. Hanno la possibilità di chiedere aiuto se necessario e nello stesso tempo c'è un supporto del servizio che può orientarle a noi senza che questo per loro diventi visibile, quindi che il rischio per loro aumenti. Qual è la posizione della Regione e qual è l'importanza della presenza della Regione nel dibattito politico odierno? Sì, condividiamo la battaglia che oggi viene posta all'attenzione di tutti anche da parte della CGIL. I diritti delle donne devono essere intoccabili. La legge 194 è il frutto di questo percorso negli anni nel nostro paese, quindi riteniamo debba essere intoccabile e il ruolo dei consultori è fondamentale. Noi abbiamo 190 consultori a livello regionale che vanno preservati, sostenuti e potenziati. Qual è l'importanza della difesa della legge 194 non soltanto per le donne ma per tutta la comunità civile? È una legge che è parte di un processo riformatore del sistema salute che ebbe inizio nel 1978. Furono approvate la legge di riforma e di istituzione del sistema sanitario nazionale e anche la legge 194. Oggi occuparsi di maternità consapevole, maternità responsabile, assistenza alle donne, sviluppare la rete dei consultori familiari è un'operazione utile non semplicemente alla tutela della salute della donna, ma interviene in una rete di servizi territoriali che andrebbe sempre più potenziata, non soltanto per educare alla salute
le donne, ma soprattutto per affrontare in maniera particolare con le giovani generazioni il tema della prevenzione.